Buongiorno. Buongiorno, oggi siamo al ponte di Rocorto e siamo pronti per andare a fare il becco di mezzodì. È la seconda volta che andiamo a fare questa salita e vediamo un po' in veste autunnale come sarà. E adesso sigla! Dietro a noi da qualche parte ci sono i cervi nel periodo degli amori e si sentono i loro bramiti. Adesso non so se logicamente ho iniziato a fare il video e non si sentono più. Guarda che colori, Ez! Guarda che colori! È una figata! L'autunno è l'autunno! Una delle stagioni più belle che ci siano! Cosa dici, Lara? Che è la mia stagione preferita! Per andare in montagna in generale! Ci sono dei colori stupendi! E tecnicamente anche le giornate dovrebbero essere limpide, però ultimamente non siamo molto fortunati! Eccoci, dopo circa un'oretta siamo arrivati al rifugio Palmieri o Croda da Lago e adesso proseguiamo verso forse Lampizzola e verso la nostra cima, ma come potete vedere non si vede niente. Eccolo qui! Il nostro obiettivo, adesso ci avviciniamo alla forcella e su come i missili ora. Abbiamo appena raggiunto forcella Lampizzola e ora andiamo a prendere la traccia qua dietro per andare verso il becco. Che ha vista sul fermo, questo c'è Maga a prendere e qui c'è Lara. Sono io. Dai che andiamo all'attacco. Com'è? Abbastanza. Pensaci che qua siamo riparati e ci sta anche abbastanza bene. Siamo arrivati all'attacco e ora ci prepariamo e poi partiamo. Pronti? Abbiamo mangiato qualcosa, ci siamo cambiate e adesso partiamo. Yo! Abbiamo iniziato il secondo tiretto. Adesso Andre fa freddo, se non si sentono neanche le mani. Ho fatto lo spigolo, adesso entro dentro per il cammino. Vai, Ale! Arrivati alla sosta, penso che sia l'ultimo tiro, non mi ricordo più com'era. Non ce ne sono ancora, c'è questo e un altro, ma mi pare che sia quello, non sono consapevole. Ah, ecco. Sì, comunque siamo quasi in cima, sì. Sì, dovremmo star tanto. Fa un po' freschetto, però è strabello. Guardate, secondo me è fuori scala anche per le pale, eh? Beh, sicuramente è un po' più alto. No, nevica. È ancora bello coperto. Andiamo? Vamos!
Bello. Un'altra volta un bellissimo panorama. Oggi ancora peggio. Però dai, è stato un bel giretto. Sì, parlo al tempo, siamo riusciti. Sì. È giunto il momento della Ritter Spot e del mandorlo latino. Mandorlo latino direttamente da Madrid. Buono. Mangiamo e ci inviamo in giù. Vamonos! Ora abbiamo tolto tutto e siamo pronti per la discesa. Lara è già partita e adesso vado a raggiungerla e ci vediamo a Rifugio Palmieri. Qua. Dove era scampata? Siamo 12 seconds late. Qui da nei pressi forse la Prezzola, a pochi minuti si può raggiungere il sito archeologico Monte Valdisura, dove nel 87 è stato ritenuto un uomo mesolitico. Adesso si trova al Museo Torino Pizzetta di Cervalicadore. È veramente un posto spettacolare, in qualsiasi stagione si con gli sci a fare viette, qualsiasi delle forme, è veramente molto bello. E per noi è uno dei posti più belli di Cortina, ma che abbiamo con le Bellunesi in generale. Quindi veniteci. Voglio ringraziare l'ARPAV per le previsioni spettacolari, avevano messo super sole e una giornata bellissima e abbiamo visto che questo è il risultato. Non si vede nada. Comunque non ci siamo fatti perdere l'animo e siamo andati su lo stesso. Arrivare all'attacco sono circa 8-900 metri e 7 km. Per arrivare in cima siamo messo circa 3 ore e mezza, ma con tutta calma, facendo le riprese eccetera. Sono due tiretti di corda, per adesso abbiamo fatto in conserva, i abbiamo ricalati, sono due calatine. E basta. Allora iscrivetevi al canale, mettete like, condividete, fate tutto quel che serve per farsi diventare famosissimi. No, scherzo, fate quello che volete. E commentate e fateci sapere cosa. Se vi piace il giro. E il video. Alla prossima. Ciao.